Filmato informativo per i pazienti. Formazione ossea intorno ad un impianto dentale. Proprio come le radici dei denti naturali, gli impianti sono ancorati nella mascella e dovrebbero essere circondati da osso. La parete ossea che circonda un impianto può essere danneggiata per varie ragioni e l'impianto non risulta più completamente circondato da osso. Per assicurare un aspetto gradevole e ancorare saldamente l'impianto nell'osso mascellare per molti anni, l'impianto deve essere circondato da osso su tutti i lati. La parete ossea danneggiata può essere rigenerata con un sostituto osseo clinicamente e scientificamente dimostrato come Geistliche Bio-Os. L'area del difetto viene riempita con Geistliche Bio-Os. La struttura naturale di Geistliche Bio-Os serve da impalcatura per la neoformazione ossea. Per promuovere la formazione ossea e supportare la guarigione della ferita, l'area rigenerata dovrebbe essere coperta con una membrana protettiva come Geistliche BioGuide. La membrana protettiva Geistliche BioGuide si integra naturalmente nell'organismo dopo poche settimane. Dopo un intervallo di tempo che va dai 4 ai 6 mesi, Geistliche Bio-Os si integra con il nuovo osso e poi viene incluso nel naturale processo di rimodellamento dell'osso. Grazie alla rigenerazione della parte ossea, ora l'impianto è completamente circondato da osso. Ciò crea risultati estetici gradevoli e assicura che l'impianto rimarrà saldamente ancorato all'osso nel tempo. Grazie alla rigenerazione ossea, l'impianto e la corona possono svolgere al meglio la funzione di dente artificiale, saldamente ancorato e con un aspetto naturale e gradevole. Geistliche BioGuide e Geistliche Bio-Os sono i materiali per la rigenerazione ossea più usati al mondo nell'odontoiatria. Sono stati documentati scientificamente in centinaia di studi e sono stati utilizzati in più di 4 milioni di pazienti in tutto il mondo. Geistliche Biomaterials, rigenerazione ossea naturale per denti sani e una migliore qualità della vita.